Il consigliere regionale e vice capogruppo del PD Dino Pepe torna a riaccendere i riflettori sullo stato di fermo in cui versano i lavori nel porto di Giulianova, argomento discusso nell'ultimo consiglio regionale con un'interpellanza specifica da parte di Pepe. Una situazione ancora grave e confusa circa i lavori al porto di Giulianova. Nel 18 marzo scorso ho fatto una visita ispettiva per verificare i lavori al porto di Giulianova tramite i fondi della pesca. 1 milione e oltre di fondi disponibili per le tettoie per i marinai, così come per le torri faro, i servizi igienici. Ancora nulla di fatto. L'altro giorno in consiglio regionale l'interpellanza è stata presentata al governatore Marsilio e la risposta di D'Annunzio è stata assolutamente inadeguata e insufficiente, soprattutto per quanto riguarda i tempi. La preoccupazione è quella che i fondi FEAMP individuati per la realizzazione di buona parte dei lavori rischiano di non essere più disponibili se non si procede nell'immediato con il completamento degli interventi che la marineria giugliese attende da tempo. Sappiamo tutti che entro settembre questi fondi devono essere spesi almeno per il 50%. Sono fondi europei e quindi i tempi sono assolutamente necessari da rispettare. Tutto questo, l'ente porto, l'ARAP, ma soprattutto la confusione che c'è all'interno della giunta regionale non consentono di realizzare queste opere fondamentali per il settore della pesca. È da tempo che c'è questo litigio interno alla giunta regionale tra Fratelli d'Italia e Lega e questo scontro si verifica in maniera forte a Giulianova. La nostra provincia è stata abbandonata dal governatore Marsilio e soprattutto i rappresentanti di questa provincia all'interno del governo regionale sono parte marginale di tutta la politica a livello di giunta regionale.